Panca piana bloccata e con pochi chili. È una situazione in cui non ci vogliamo trovare e dobbiamo cercare di capire perché succede e come girarci intorno. Spesso il movimento è accettabile, però i carichi restano troppo stazionari e troppo bassi. Proviamo a ragionare su un riferimento molto diffuso in palestra. Magari un ragazzo che ha 100 kg di panca piana e fa molta fatica ad andare avanti. Prendiamo dei riferimenti di chili anziché di percentuali. Io partirei da qua. 60 kg. Spesso tutto quello che c'è prima è troppo facile, quindi non è effettivamente utile al nostro allenamento. Dobbiamo cercare di evitare quella zona di carico perché un carico troppo basso può darci degli input fuorvianti. Passiamo alla zona di carico successiva, quella che va dai 60 ai 70 kg. Questa generalmente è una zona in cui noi percepiamo il carico come facile. Il blocco successivo, quello che va dai 70 agli 80 kg, che percepiamo come gestibile, quello che va dagli 80 ai 90 che percepiamo impegnativo e quello che va dai 90 ai 100 che sono il nostro riferimento massimale che percepiamo molto difficile. Ok, come ci comportiamo qua? Nella zona di carico facile dobbiamo fare lavoro, non più però di una volta a settimana. Per fare lavoro in una zona di carico che di per sé è facile abbiamo due strade: o fare tante ripetizioni che nella panca piana non sono 12 ma possono essere dalle 5 alle 8 ripetizioni, oppure, o in aggiunta, complicare l'esercizio con una variante che aumenta l'impegno muscolare e il focus, che può essere stringere la presa, fare una panca paralimpica o aumentare i tempi sotto tensione. Nella zona di carico gestibile dobbiamo lavorare almeno una volta a settimana e anche qui fare del lavoro, quindi non stare troppo bassi con le ripetizioni ma soprattutto con il numero di serie, perché se il mio carico assoluto è relativamente basso, io per suggerire al corpo un adattamento devo dare uno stimolo chiaro. Tra l'altro, una volta che io mi sono scaldato nella panca piana, ho fatto tutti i carichi di avvicinamento, spesso facciamo l'errore di utilizzare dei recuperi troppo ampi, quindi per fare 5 serie impiego 40 minuti e l'allenamento si diluisce. Invece qua è bene lavorare il recupero ridotto e devo lavorarci almeno una volta a settimana. Nella zona di carico impegnativo dobbiamo fare un ragionamento un po' diverso. Qui, rispetto alle settimane in cui ci troviamo, dobbiamo scegliere il numero di ripetizioni. È bene lavorare in questa zona sempre in pieno controllo, quindi partire da ripetizioni basse, anche molto basse, quindi una, tre ripetizioni, per poi nelle settimane, anziché cercare un incremento rapido dei carichi, aumentare il lavoro in questa zona. Cioè io devo essere in grado di portare queste ripetizioni a 4, a 6, sempre in pieno controllo tecnico, con il fermo, con tutti i passaggi. Se mi alleno 4 volte a settimana, io in questa zona di carico ne posso fare anche 2 di allenamenti. Ora entriamo nella parte un po' più complicata, nel molto difficile. Spesso chi è piantato a un carico che riconosce come relativamente basso tende a lavorare troppo in questa zona, però con troppo poco lavoro. Noi in questa zona dobbiamo cercare di lavorarci grosso modo una volta a settimana, ma non per forza da inizio programmazione. Ipotizzando 12 settimane di sviluppo in cui da 100 voglio passare a 105-110, nelle prime 4 posso non lavorare nella zona molto difficile ma affinare molto tutte le altre zone. Un ragionamento che devo fare rispetto a come buttare giù il programma è più legato alla quantità di lavoro che al numero di ripetizioni percepite difficile nella singola serie. La panca piana va molto più d'accordo con l'accumulo di lavoro piuttosto che con l'intensità molto spinta nella singola serie. Provate un approccio di questo tipo, cercate di lavorare sempre in tutte le zone di carico, ma di non forzarvi troppo in questa zona da subito e non rimanere eternamente in questa zona di comfort.